Dottore, si è partito con la scuola, si partirà a breve, già partita la campagna di adesioni con Forze Armate e Università e poi si aspetta quella generale. Sì, noi con la scuola abbiamo avviato un canale parallelo. Noi abbiamo due sistemi vaccinali, due vaccini diversi, quelli a mRNA e quelli AstraZeneca, che si può somministrare a persone sane da 18 a 65 anni. Questo secondo gruppo siamo partiti con personale scolastico, siamo partiti anche nella città di Salerno, dopo che avevamo avviato le vaccinazioni in tutto il resto della provincia. Abbiamo circa una ventina di punti vaccinali già attivi e da ieri siamo attivi anche nella città di Salerno. Da ieri si possono prenotare sul portale Sinfonia, sempre per questa linea vaccinale, cioè con AstraZeneca, le forze dell'ordine, le forze universitarie, il resto del mondo scolastico. Subito dopo si potranno prenotare tutte quelli dedicati ad attività essenziali, servizi essenziali, le altre forze della comunità. Dopo ancora si avvierà la vaccinazione di massa con questo tipo di vaccino, ma questo è metà del percorso, perché l'altra metà che continua a camminare è quella della vaccinazione delle persone più fragili. Dopo ci saranno i vulnerabili, cioè le persone che hanno patologie gravi molto importanti, c'è una specifica lista nazionale. Dopo ancora ci saranno la fascia di età da 80 a 70 anni. Dopo ancora ci saranno i fragili, quelli che hanno patologie non così rilevanti da rientrare nei vulnerabili, ma che comunque patologie importanti, e poi si farà l'altro pezzo di fascia da 65 a 70 che è fuori dalla vaccinazione AstraZeneca. Incrociando questi due percorsi probabilmente riusciremo alla fine dell'estate ad avere una prospettiva migliore. A Salerno sono stati individuati quattro siti, chiaramente c'è bisogno dell'avallo, del suo avallo, possiamo dire, dell'ASL per poterli attivare. A Salerno sono state proposte diversi siti, ne abbiamo verificate diversi di questi numeri, di quelli verificati quattro sono idonei, stiamo per metterli in funzione direttamente. Però lì partiamo, c'è sempre il problema che vi dicevo rispetto alle tempistiche, lì partiamo con i vaccini, in questo momento AstraZeneca o Moderna, che sono gli unici vaccini facilmente utilizzabili all'esterno, o anche Pfizer, rispetto a queste due filiere parallele che vi ho descritto. La nostra speranza vera, che ci potrà dare la forza in più necessaria, è che arrivano altri vaccini che non hanno il limite di questi vaccini, che è la doppia dose. Con i vaccini monodosi, uno di questi è quello di cui si inizia a parlare Johnson, con vaccino che si può fare in monodose, ma anche con vaccino AstraZeneca. Noi in questo momento ci comportiamo come se fosse un vaccino monodose, perché visto che si deve ripetere a 3 mesi, per adesso facciamo tutte le dosi che abbiamo a disposizione. A fianco a tutto questo c'è un'altra cosa molto importante da tenere presente. Noi mercoledì prossimo abbiamo già un incontro fissato con i medici di base, perché faremo un incontro, un accordo, di cui ci sono buone prospettive già adesso, per far sì che la maggior parte della popolazione possa essere vaccinata direttamente dai medici di base nei propri studi. Chi vi accusa di ritardi, anche da noi arrivano tante proteste, o vedo tante che non vengono chiamati, c'è un criterio Vaccinando oggettivo? in modo parallelo, ovviamente, questa filiera a canne d'ordine che si viene a definire, in cui c'è chi è più avanti e chi più dietro, è legata alla correlazione tra territori e possibilità di essere chiamati. Dove c'è maggiore densità abitativa, sicuramente le liste sono più lunghe di dove c'è una densità abitativa più bassa. Nell'area sud della provincia, poiché le liste delle persone che devono essere vaccinate sono più brevi, facilmente si arriva prima a completare il ciclo. Nella città di Salerno, nell'agro nocerino, in cui abbiamo popolazione più ampia, numeri più ampi, nonostante abbiamo un maggior numero di postazioni per effettuare vaccinazioni, inevitabilmente si crea qualche differenza di tempistiche. L'ordine è progressivo, ma bisogna considerarlo progressivo rispetto ai territori, non progressivo in assoluto, se no faremo una lunga fila indiana, invece noi abbiamo bisogno di una distesa di file parallele per essere veloci.